Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare il like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Ora andremo a vedere appunto il meteo per le prossime ore e le temperature. Le temperature nelle prossime ore subiranno appunto un drastico calo e appunto le temperature poi saranno percepite più basse a causa di forti venti dai quadranti nord-orientali. Entro la fine della giornata di oggi ci aspettiamo nevicate copiose sull'arco alpino, con fiocchi attorno fino ai 400-500 metri di quota. Fenomeni nevosi anche sugli Appennini centro-meridionali e sulla Sardegna, a partire dai 600-800 metri. Nella nuotata di oggi ci aspettiamo il ritorno della neve al centro-sud, con forti bufere a partire dai 500-600 metri di quota. Rovesci nevosi sotto i 400 metri sul versante adriatico. Verranno poi inoltre imbiancate le città di Campobasso, L'Aquila, Isernia, Avezzano, Potenza e Matera. Fiocchi di neve a 250 metri, 300 metri in serata sull'Emilia-Romagna occidentale. Nella giornata di domani, domenica 21, spiccherà una nuova fase di maltempo, appunto portata anche dal vortice di bassa pressione risalita dal Nord Africa, che però questa volta coinvolgerà esclusivamente appunto il sud, caratterizzato appunto da nubi fragili, temporali e nevicate copiose a partire dai 400-500 metri di quota. Questa fase, attenzione, perché porterà ancora la neve sul nord-ovest, con deboli precipitazioni nevose fino a 300 metri sul nord, possibili imbiancate sulle coste e sulle pianure. Ci attendiamo a 10-15 cm in collina, accumuli di 50-60 cm in montagna. Tutto questo, maltempo, appunto, non il freddo, ma il maltempo, quindi piogge, temporali, nevicate, è a causa della risalita del vortice depressorio africano, incontrandosi appunto con il minimo depressionario sulla Sardegna, inizierà da lì a spiccare il maltempo. Per ora è tutto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e anche ai canali di Meteo Ogni Giorno, il Meteo Italiano e Leos Meteo. Poi andate su TikTok e seguite meteo-europa, che mo sono molto belli questi canali. Per ora è tutto e grazie e arrivederci.